Chi ha vissuto come io ho vissuto drammaticamente le terribili giornate seguite all'8 settembre, lo stato di dissolvimento, di disorientamento, di sbandamento delle forze armate del nostro paese, di quanti avevano vestito la divisa militare, lo stato di abbandono nel quale ci sentimmo, può ricordare e rivivere il senso di angoscia col quale tornammo dai vari fronti nella nostra terra, non aspettando passivamente che la nostra patria potesse essere liberata dalle forze alleate. Zaccagnini diventa il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Ravenna. Il suo nome di battaglia è Tommaso Moro. Se il CLN è il braccio politico della Resistenza, il braccio militare a Ravenna è la 28ª Brigata Garibaldi. Il nome di battaglia, Bulo, lui conosceva il mio nome di battaglia, Tommaso Moro. Quando ci trovavamo, io vidi che lui era Boldrini e lui vide me e ci riconoscemmo che eravamo stati insieme qui in parrocchia, è vero, nella stessa parrocchia, della Nazione Cattolica. Lui era nella Nazione Cattolica, allievi, diciamo, di un grande prete che era stato Don San Giorgio. L'Assemblea Costituente tiene la sua riunione di insediamento. 468 dei 479 deputati già confermati prendono posto nell'aula. Quando nel giugno del 1946 diventa deputato alla Costituente, Zaccagnini ha dentro di sé questo forte insegnamento della lotta partigiana. Ha 34 anni, è eletto nella Democrazia Cristiana. Se noi pensiamo a questa tragedia e a questi uomini, vediamo che reagiscono con riferimento alla loro fede religiosa, prima ancora che ad una posizione politica che si verrà formando in seguito, nel corso di quei durissimi inverni della Resistenza. Ricordiamo che Zaccagnini, che poi diventa un esponente di primo piano della Democrazia Cristiana fin dal 48, era un partigiano garibaldino e quindi dovevi poi caratterizzare il tuo modo di essere ribelle, e Zaccagnini era un ribelle per amore. All'inizio degli anni 50, La Pira, con i suoi articoli intitolati L'attesa della povera gente, è un campione dell'impegno per il lavoro in un'Italia uscita dal dramma della guerra con le proprie industrie e le proprie infrastrutture distrutte dagli eventi bellici. Il tema del lavoro è congeniale al cristianesimo sociale di Zaccagnini. È il 1° maggio del 1959. Zaccagnini è ministro del lavoro del governo guidato da Antonio Segni. In questa giornata credo mio dovere ricordare quelle che sono alcune realizzazioni raggiunte ultimamente attraverso la collaborazione del governo e del Parlamento. È di ieri l'approvazione da parte della Camera dei Deputati all'unanimità, con poche riserve da parte di qualche gruppo politico, della legge che estende, dando valore giuridico alle norme dei contratti collettivi stipulate dalle organizzazioni sindacali. Questo conferisce infatti al lavoratore italiano una posizione di sicurezza, una posizione di certezza dei propri diritti che fino ad oggi non era ancora stata raggiunta. Dopo le esperienze al governo come sottosegretario al lavoro, ministro del lavoro, ministro dei lavori pubblici, il principale riferimento della vita politica di Zaccagnini diventa il Parlamento. Per 6 anni, dal 1962, è capogruppo dei deputati della DC. Sono gli anni nei quali più forte è il contrasto con il Partito Comunista. È l'11 luglio 1963, 26 anni prima della caduta del muro di Berlino, e Zaccagnini, parlando dai banchi della Camera, si rivolge a Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista. Noi sappiamo, onorevoli colleghi,
che anche questo muro verrà abbattuto. E non verrà abbattuto dai carri armati, ma dal cammino travolgente delle idee di libertà, di giustizia e di pace che ovunque avanzano nel mondo. Noi crediamo in questa vittoria, onorevole Togliatti. Lui aveva quest'aria bonaria, aveva un'aria bonaria, è un'aria di fermezza. La bonarietà e la fermezza sono qualità poi che hanno anche, trasmettono un'immagine di una persona che ha delle doti di leadership nel mondo cattolico, nell'elettorato della Democrazia Cristiana, avesse fatto, diciamo così, presa, ma fece presa anche al di là, diciamo così, dei confini dell'elettorato democristiano. Nel 1971 deve essere eletto il successore di Giuseppe Saragat alla presidenza della Repubblica. Alle forze politiche anche d'opposizione, Zaccagnini, uomo del dialogo, del rispetto delle regole, mai fazioso, appare il candidato naturale. Ma lui rifiuta. E non è l'unica volta. Devo essere sincero, prima di tutto perché non mi sentivo all'altezza di un compito così importante. E il secondo motivo è perché anche questa carica l'avrei immaginata in maniera forse tale da rompere certe abitudini che sono più simili al regime monarchico che non al regime repubblicano. È l'inizio del 1975. Zaccagnini ha ormai alle spalle 30 anni di vita politica e parlamentare. Ne avverte il peso ed è seriamente intenzionato a lasciare, a tornare alla professione di medico, alla famiglia, a Ravenna. Ma il destino ha in serbo altro per Zaccagnini, sempre chiamato a ricoprire incarichi che non aveva cercato. Segretario della Democrazia Cristiana è Amintore Fanfani. Nello scontro fra le diverse anime del partito, il 25 luglio 1975 c'è un tormentato consiglio nazionale della DC che si conclude a notte fonda. In seguito alla mediazione di Aldo Moro, viene eletto segretario Benigno Zaccagnini. Doveva essere una specie di governo balneare del partito, in vista di un congresso da tenersi entro pochi mesi per definire un nuovo e stabile assetto interno. Quando accettai, dissi che mi auguravo di essere il segretario politico che avesse il minor tempo possibile davanti a sé. Avviene invece un fatto imprevisto. Uno straordinario e immediato cortocircuito di popolarità di Zaccagnini, tale che nessuno più nel partito è in grado di scalzarlo per 5 lunghi anni, fino al 1980. Anche se qualcuno con sufficienza, dentro e fuori il partito, lo definisce soltanto l'onesto Zaccagnini, fanno presa nel paese la sua immediatezza e il suo idealismo. Zaccagnini diventa Zac. Così lo chiamano, ritmando il suo nome, migliaia di giovani attratti dallo sguardo sincero e dall'idealismo di quest'uomo. La politica non è un fine, il partito non è un fine, il partito è uno strumento, un mezzo per un altro fine, più grande, che è il servizio dell'uomo. Il 1976 è un anno magico per Zaccagnini. Dal 18 al 24 marzo si svolge a Roma il 13° congresso nazionale della Democrazia Cristiana. Per la prima volta il segretario del partito viene eletto direttamente dal congresso. Si fronteggiano Zaccagnini e Arnaldo Forlani. I risultati globali di tutti i seggi sono i seguenti. Zaccagnini Benigno, 885.500 voti. Forlani Arnaldo,
831.500 voti, poiché i voti ottenuti dal candidato Zaccagnini Benigno rappresentano la maggioranza assoluta dei voti, la Commissione dichiara eletto segretario politico della Democrazia Cristiana il signor Zaccagnini Benigno. Noi siamo partito al servizio della libertà, come hanno testimoniato i nostri martiri della Resistenza, un partito di contadini, di operai, di artigiani, di imprenditori, di giovani, di donne, di intellettuali. Un partito dunque che interpreta i problemi e lancia e fa proprie le speranze di tutti. Come posso parlare di rinnovamento e poi vederlo smentito nei fatti, proprio nel modo di formare il governo? Io mi dimetto. L'ora, la data, il luogo stesso di quello sfogo stanno per avere il più inatteso e il più tragico degli epiloghi. Perché il destinatario di quella amarezza è Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, che poche ore dopo, la mattina di martedì 16 marzo 1978, sarà rapito dalle Brigate Rosse, che fanno strage della sua scorta in via Fani. Con questa barbara aggressione ad Aldo Moro si è voluto evidentemente colpire il cuore, insieme le istituzioni, il Partito della Democrazia Cristiana. Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. Subito segnato dal dilemma tra la linea della fermezza e quella della trattativa. Credo che il governo, noi, le altre forze politiche, abbiamo agito nel modo più responsabile, nei limiti invalicabili fissati dalla Costituzione repubblicana. Per Zaccagnini la tragica vicenda è lo spartiacque di una vita. Era stato Moro a volerlo segretario della Democrazia Cristiana nel luglio del 1975. Lui, che nei mesi precedenti aveva progettato di lasciare la politica, era stato proiettato d'improvviso al vertice di un partito. Pensaci soprattutto tu, Zaccagnini. Tu dunque hai una responsabilità personalissima. Il tuo sì o il tuo no sono decisivi. Apparentemente è una parola in cambio di una vita, ma non è così. E Zaccagnini, pur sconvolto dalle lettere di Moro, non può dire quella parola, che diventerebbe il riconoscimento politico del partito armato. Io ricordo qui la sua mitezza, la sua intelligenza, contro la barbarie che lo imprigionò e lo uccise, per dire, amici, a me stesso e a tutti voi, che se sapremo imitarlo, la violenza non prevarrà. Crescendo di attentati. Il 6 gennaio viene ucciso a Palermo Pier Santi Mattarella, presidente della regione siciliana, suo carissimo amico. Poche settimane dopo viene ucciso a Roma Vittorio Bachelet, che lui aveva voluto come vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. A Ravenna, negli ultimi anni,
Zaccagnini è circondato dalla stima dei suoi concittadini e dal rimpianto per la sua straordinaria popolarità. Quando esce di casa, ha davanti a sé la chiesa di Santa Maria in Porto, l'oratorio che lo aveva visto giovane. Le parole passano, già passano, ma nei mosaici della nostra Ravenna si aggiunge una tessera con il nome di Benigno, amico indimenticabile. La politica in fondo ha un solo compito, far sì che sia ragionevole continuare ad avere speranze. Questo vorrei dire specialmente per i giovani. Anna mia, spero tanto che Aldo mi venga incontro con il suo dolce sorriso. Il suo terribile calvario mi ha segnato indelebilmente. Un dubbio mi ha costantemente turbato in quei terribili 50 giorni e poi ancora ogni giorno fino a quest'ultima ora. Non sono certo di aver fatto tutto il possibile per salvare la sua vita preziosa. Ora che ci vediamo senza schermi, mi stringo piangendo di gioia a lui in un fortissimo abbraccio di affetto e amicizia. Gloria al Signore.